Se vuoi investire come Warren Buffett, non devi far nulla di straordinario. In effetti, molti giovani investitori sono sorpresi di quanto sia semplice lo stile di investimento dell'oracolo di Omaha. Per riassumere in una frase, Buffett investe in grandi aziende, scambiate per meno dei loro valori intrinseci, e poi mantiene questi investimenti finché rimangono grandi aziende. Ovviamente c'è molto di più nella storia di questo, che è solo una mera oversimplification, come dicono in inglese, una semplificazione eccessiva della sua filosofia di investimento. Ma oggi voglio darti le migliori chicche del giovane, giovanissimo Warren Buffett. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto, nonché educatore finanziario AIEF ed autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi, libro del quale puoi trovare il link qui sotto in descrizione nel caso tu lo voglia acquistare. Warren Buffett, assieme al suo storico socio e amico Charlie Munger, ha fatto, a mio parere, la storia dell'investimento. Ci sono molti di noi investitori che in un modo o nell'altro si ispirano a uno o più delle sue filosofie di investimento, ma quali sono i principali insegnamenti che possiamo trarre dall'oracolo di Omaha? Ricordando che gran parte del processo di investimento che Buffett utilizza è proprietario, quindi non sappiamo esattamente come lui va a ricercare i propri investimenti. Buffett comunque evita investimenti che non comprende bene. Questo è il motivo principale per cui non troverai molte società tecnologiche o ad alta crescita o titoli biotecnologici nel portafoglio della Berkshire Hathaway. Non sono necessariamente cattive aziende o aziende sopravvalutate, ma Buffett sa dove risiedono i suoi punti di forza nella selezione dei titoli e utilizza quelli per andarsi a orientare, a decidere e infine ad investire. Un'ultima premessa prima di passare ai suoi consigli migliori è che solo perché Buffett evita un determinato settore o un'industria non significa che tutti noi dobbiamo farlo. Si possono usare i suoi stessi consigli, le sue stesse metodologie, adattandole alle proprie capacità e conoscenze in quel determinato settore. Margin of safety. Dare una priorità a un margine di sicurezza è una pietra miliare della filosofia di investimento di Warren Buffett. In parole povere, un margine di sicurezza si riferisce alle caratteristiche di un investimento che aiutano a proteggere gli investitori dalla perdita di denaro. Ad esempio, se un'azione viene scambiata a $10 per azione, ma i beni di quella società valgono realisticamente 12 per ogni singola azione, allora c'è un margine di sicurezza di circa $2. Il valore intrinseco delle attività dovrebbe impedire che il prezzo delle azioni della società scenda in modo significativo. L'obiettivo di Buffett è sempre quello di pagare meno del valore intrinseco di un'azienda. Come dice lui, il prezzo di acquisto troppo alto per le azioni di un'azienda eccellente può annullare gli effetti di un decennio successivo di sviluppi economici favorevoli. In una lettera degli azionisti a Berkshire Hathaway del 2008, Buffett condivideva un altro principio chiave. Il prezzo è ciò che paghi, il valore è ciò che ottieni. La perdita di denaro può verificarsi quando si paga un prezzo che non corrisponde al valore che si ottiene, ad esempio quando si pagano interessi elevati sul debito della carta di credito o si spendono per oggetti che utilizzerete raramente. E così applicare questo consiglio sia nel contesto dell'investimento che quello della gestione delle proprie spese familiari e personali è un must per Warren Buffett. Non seguire il gregge. Ecco un altro consiglio di Buffett che è estremamente importante per gli investitori principianti, specialmente nell'era moderna delle cosiddette bacheche di Reddit. Non acquistare determinati titoli solo perché lo fanno tutti gli altri, ma anche non mirare ad essere sempre un contrarian e a vendere le azioni che tutti gli altri stanno acquistando. Come fa Buffett, il modo migliore per investire è ignorare completamente la folla, sia bull che i bear, e concentrarsi sulla ricerca del valore da soli. Dice anche: la qualità più importante per un investitore è il temperamento, non l'intelletto. Hai bisogno di un temperamento che non tragga grande piacere dall'essere con la folla o contro la folla. Warren Buffett non investe in spazzatura e di solito non lo vedrai mai acquistare attività in difficoltà, indipendentemente da quanto quelle diventano economico per l'acquisto. Una delle migliori citazioni di Buffett che noi investitori possono assorbire è molto meglio acquistare un'azienda meravigliosa a un prezzo equo che un'azienda equa a un prezzo eccezionale. Investi per il lungo termine. Una delle più importanti citazioni di Warren Buffett sugli investimenti è che puoi assorbire è: se non sei disposto a possedere un'azione di 10 anni, non pensare nemmeno di possederla per 10 minuti. Warren Buffett non sceglie le azioni solo perché pensa che i loro prezzi aumenteranno questa settimana, questo mese o anche questo anno. Buffett acquista azioni perché vuole possedere quelle attività a lungo termine.
Vende ancora azioni frequentemente e per una serie di motivi molto particolari, ma si avvicina alla maggior parte dei suoi investimenti con la mentalità di possederli per sempre. E se non riesci a entrare in una mentalità per sempre con le tue azioni, Buffett ha definito un investimento imposta, dimenticalo, come un fondo indicizzato S&P 500 è il migliore investimento che la maggior parte delle persone può fare. Buffett ha ricordato agli azionisti che non sa mai cosa farà il mercato azionario a breve termine, motivo per cui tentare di anticipare il mercato è una strategia di investimento scadente. È estremamente improbabile che gli investitori che pensano di poter entrare e uscire dal mercato al momento giusto abbiano poi alla fine successo. Non siamo mai stati bravi nel tempismo, ha detto Buffett. Siamo stati ragionevolmente bravi a capire quando stavamo ottenendo abbastanza per i nostri soldi. Il mercato azionario è sempre stato una combinazione di attività di investimento legittime e speculazioni più simili a quelle di un casinò, ha affermato Buffett. Ma negli ultimi 2 anni si è visto che tutto si sta orientando molto di più verso il lato speculativo. È una sala da gioco, ha detto Buffett agli azionisti, aggiungendo che Wall Street ha contribuito alla mentalità del casinò. Non fanno soldi a meno che le persone non facciano cose, e fanno molti più soldi quando le persone giocano d'azzardo rispetto a quando investono. È quasi una mania di speculazione che abbiamo ora, ha detto Munger, aggiungendosi a Warren Buffett. Abbiamo persone che non sanno nulla delle azioni, che vengono consigliati da agenti di cambio che ne sanno ancora meno di loro. Vale la pena guardare il tuo portafoglio e vedere se rientri maggiormente nella categoria degli investitori, per cui dell'investimento, o nella categoria delle attività del gioco d'azzardo, come definisce Munger e Buffett. Se sei un trader frequente che acquista e vende costantemente posizioni, potresti riempire le tasche di qualcun altro rispetto a quelle tue. Ricerca e rifletti. Buffett trascorre regolarmente lunghe giornate nel suo ufficio a Omaha, nel Nebraska. Ma spesso sorprende gli investitori a scoprire che trascorre la maggior parte del suo tempo semplicemente seduto da solo a leggere o non facendo nulla di attivo. Come è stato citato per aver detto «insisto sul fatto che venga speso molto tempo quasi ogni giorno per sedermi e pensare», Buffett vede la conoscenza come qualcosa che si accumula nel tempo e crede che gran parte del proprio successo possa essere attribuito a questo, all'accumulo di quanta più conoscenza possibile sugli investimenti. Warren Buffett è ampiamente considerato il più grande investitore di valore, di value del mondo. Il value investing dà la priorità al prezzo basso di un buon investimento rispetto ai loro valori intrinseci. L'obiettivo di un investitore value è essenzialmente quello di acquistare $100 di azioni in una società per meno di $100, idealmente molto meno di quello. Gli investitori value come Buffett si aspettano che il mercato alla fine riconoscerà l'intero valore di una società attualmente sottovalutata, con conseguente aumento del prezzo delle azioni della società e un profitto per l'investitore. Ma questo non discende dalla fuga da investimenti che si sono deteriorati nel tempo. Una famosa citazione di Warren Buffett di quando gli è stato chiesto di un investimento che ha deciso di vendere in perdita: la cosa più importante da fare se ti trovi in una buca è smettere di scavare. Mentre certamente vuole possedere ogni azione che acquista per sempre, la realtà è che le prospettive e le cose cambiano nel tempo. Potrebbe sorprenderti apprendere che un paio di decenni fa Buffett ha acquistato una posizione importante in un'agenzia di mutui che si chiamava Freddie Mac. Alcuni anni prima della crisi finanziaria del 2008 ha notato che la direzione dell'agenzia aveva iniziato a correre rischi inutili con il capitale della società e ha deciso di vendere. Alcuni anni più tardi, quando è scoppiata la crisi finanziaria, è diventato chiaro che Buffett aveva fatto una mossa intelligentissima. Investire è noioso. Investire nel mercato azionario non è un percorso per arricchirsi rapidamente. Il mercato azionario è il modo migliore per far crescere moderatamente il nostro capitale esistente per lunghi periodi di tempo. Investire non è pensato per essere eccitante. L'investimento basato sulla crescita di dividendi del valore delle azioni sono due strategie di tipo conservativo. Piuttosto che cercare di trovare il prossimo grande player, il vincitore di un mercato, di un settore emergente, spesso è meglio investire in aziende che hanno già dimostrato il proprio valore e la propria resilienza. Dopotutto l'obiettivo è trovare aziende di qualità che aumentino il valore nel corso di molti anni. Se lo facciamo bene, il nostro rendimento del nostro portafoglio si prenderà cura di se stesso. Molte aziende che vantano una vita aziendale lunga e di successo forniscono prodotti e servizi di base, come ad esempio snack, bevande, dentifrici, medicine, mini market e così via. Sebbene non siano le attività più interessanti, un ritmo lento di cambiamento del settore protegge spesso i leader del settore. Molte società dell'indice delle Dividend Aristocrats o dell'indice delle Dividend Kings hanno beneficiato di questo bel fenomeno. Non è necessario cercare di essere un eroe o impressionare nessuno con i propri investimenti. La noia può essere bella.
L'obiettivo ovvio dell'investimento azionario è comprare a un prezzo basso e vendere a un prezzo elevato, ma la natura umana può costringerci a fare l'esatto contrario. Quando vediamo tutti i nostri amici fare i soldi, è allora che sentiamo che dovremmo investire i nostri soldi, e quando i mercati invece crollano, è nostra natura uscire prima che i prezzi scendano ulteriormente. Buffett adora quando i prezzi delle azioni scendono perché crea un'opportunità di acquistare qualcosa a uno sconto. Se stavi facendo acquisti nel tuo negozio preferito e improvvisamente scoprissi che i prezzi dell'intero negozio sono inferiori del 20% rispetto al solito, che faresti? Prenderesti il panico e scapperesti? Ovviamente no. Buffett abbraccia gli sconti sui suoi titoli preferiti e dice: le opportunità arrivano di rado. Quando piove oro, devi prendere il secchio e non un ditale. Bene, spero che questo contenuto sia stato di tuo gradimento. Se così fosse, ti chiedo come sempre di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube e un commento per farmi sapere cosa ne pensi. Ti ricordo che a te costa un millisecondo, ma per me significa il mondo. E poi, se hai spunti di riflessione da condividere con la community, puoi lasciarle qui sotto, così tutti quanti possiamo usufruirne. Se sei nuovo sul canale e non vuoi perderti nessun video successivo, ti consiglio di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche. Se poi vuoi un appuntamento per una call di educazione finanziaria, trovi il link qui sotto per prenotarla. Bene, ti aspetto a un prossimo video, e anche per oggi è tutto. Ciao!